raccontaci questo gol. Sei lì sulla palla, che cosa succede, che cosa pensi? Ma è che è l'ultima occasione, perché l'arbitro mi ha detto che mancavano 5 secondi, dopo la punizione fischiava la fine. Gli ho detto previ una cosa che abbiamo provato, gli ho detto fai finta di partire te che poi calcio io quando tu stai prendendo la rincorsa, e così è stato, è andata bene, una cosa che abbiamo provato in allenamento e sono contento. Il pareggio penso sia il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. È vero che forse per il resto della partita il pareggio stava un po' bene ad entrambe le squadre, per come si era messo il match, anche per la situazione di classifica? Sì, penso che poi col senno di poi, vedendo anche gli altri risultati, non sono andati benissimo, però visto come si era messa la situazione, penso che prendiamo il punto e pensiamo alla prossima con la Regina, che è un'altra partita difficile. Scusate, è stata una punizione particolare, non forte, non angolatissima, però anche il ruolo di Previtali è stato fondamentale, perché forse nella Ciso ha avuto quella frazione di secondo di ritardo, proprio perché fino all'ultimo ha dovuto capire chi dei due avrebbe tirato. Ma è quello che ci diciamo sempre, di andare sempre in due sulla palla, in modo da mettere in difficoltà il portiere, perché se vede solo me sa che posso mettergliela sopra, così invece se vede anche un destro magari ritarda quell'attimo a partire, così è successo oggi, quindi bene così.